sono Chiara Albicocco, mi occupo di scienza e tecnologia per Radio 24. E intanto, Valeria, raggiungimi qui finalmente una campionessa femminile e poi la campionessa. Allora, Valeria Cagnina, intanto ricordiamo anche il cognome, ed è la campionessa digitale più giovane d'Europa, mi sento di dire, Fabio, giusto? Ok, le do la parola perché lei rappresenta qui Alessandria, giusto? Vai Valeria. Sono Valeria, ho 14 anni e oltre a essere digital champion sono anche la più giovane travel blogger d'Italia. Travel blogger, avete sentito tutti, altro che calendario condiviso. Mettilo. Ad Alessandria stiamo facendo diversi... Tenilo solo così. Stiamo facendo diversi corsi di alfabetizzazione digitale, sia per i bambini con il Codertogia ad Alessandria, che è partito qualche mese fa, di cui sono co-champion, perché essendo minorenne non posso essere champion da sola. E poi stiamo facendo anche dei corsi per i nonni per insegnargli a usare il computer, le funzionalità di base, perché soprattutto a loro semplifica molto la vita. E poi ho anche una rubrica sul giornale locale in cui rispondo alle domande di giovani o adulti in cui mi chiedono qualche dubbio che hanno sul web. Il Codertogia è quello che mi è piaciuto di più perché io l'ho conosciuto a Milano e così l'ho voluto portare nella mia città. Valeria, raccontaci che cos'è. È un corso di programmazione per bambini che inizia dai 4 anni, dai bambini non alfabetizzati fino ai ragazzi di 17 anni. I bambini più piccoli utilizzano Scratch, per quelli non alfabetizzati c'è Scratch Junior che è soltanto fatto di... Troppo avanti Valeria, guarda che faccio, non so neanche che cos'è. Vai, poi c'è per quelli degli elementari c'è Scratch in cui si può fare dei veri e propri videogiochi, delle animazioni, tutto unendo semplicemente dei cubetti e cominciando a scrivere le prime righe di codice. Praticamente sono programmi per sviluppare, diciamolo solo brevemente per chi non lo sa, sono dei programmi per sviluppare software o videogame, quindi per i bambini videogame che poi utilizzano per imparare delle cose. E adesso si stanno diffondendo un po' anche tra i ragazzi delle elementari che appunto piano piano cominciano anche loro ad essere chiaramente nativi digitali e a diventare dei piccoli programmatori, e quindi tu in questo senso aiuti loro a utilizzare questo linguaggio, giusto? E poi al Codertogia per i più grandi si insegnano anche dei veri e propri linguaggi di programmazione come Java, HTML, JavaScript, Python e poi anche della parte hardware come per esempio Arduino, Raspberry, la scheda Mackie di Google. Quella è la parte che mi affascina di più, infatti ho fatto anche un robottino. Attenzione ragazzi, ha fatto un robottino, ma prego Valeria, ce lo mostra, con Arduino giusto? Adesso ti chiedo di spiegarci cosa hai fatto. Chi è lui? Come si chiama? Si chiama. Ah, non l'abbiamo battezzato. È fatto con Arduino Uno e attraverso un sensore di distanza rileva gli oggetti e li evita e cambia direzione tutto in modo autonomo con un software al suo interno. Attenzione, l'ha sviluppato Valeria, forse non avete capito, l'ha fatto lei con Arduino. Arduino è un, aiutami, un hard disk open source che tutti possono... elettronica che ha un costo molto basso rispetto alle altre schede elettroniche e permette attraverso una parte hardware collegando fili e sensori e poi attraverso una parte software di fare dei veri e propri programmi di robot, della domotica. Ok, quello che hai fatto tu, allora lui praticamente gira, ha un sensorino che vede gli ostacoli e quindi li evita, è corretto? Sì, non lo vedo più, dove è andato? Tu riesci anche a comandarlo o lui va per i fatti suoi? Va da solo. E invece volevo chiederti Valeria, cosa fate con i nonni? Con i nonni insegniamo le funzionalità base del computer, gli insegniamo a mandare la mail, a usare Skype per i nipotini. Sì, usiamo Skype, solo il problema è che con i bambini tu devi tutte le volte cambiare quello che fai perché loro imparano velocissimo. Invece con i nonni è da più di 2 mesi che facciamo sempre Skype perché ogni volta
volta se lo dimenticano. Giusto, allora, la differenza è questa, nel senso che i ragazzi sono talmente avanti che bisogna sempre aggiornarsi. Invece i nonni sono un po' più duretti, quindi Skype bisogna riprenderlo un po'. Poi elaboriamo delle foto di casa, mandiamo mail. E rispondono bene, cioè ti ascoltano. Sì, poi se lo dimenticano, però se lo dimenticano subito, però sei disponibile e lo rispieghi. Che cosa organizzi? Cioè organizzate dei corsi, vi vengono a trovare? Praticamente all'oratorio di San Michele, tutti. All'oratorio di San Michele ad Alessandria, giusto? Comunque, ok. Una frazione dove abito, tutti i mercoledì facciamo un corso di due ore in cui insegniamo. Chi vuole partecipare deve semplicemente portare un computer e poi ci siamo io con altri mentor, che sono gli stessi mentor del Coder Dojo, che insegnano ai nonni anche. Ecco, ci dici anche due parole del Travel Blogger? Il Travel Blogger è una persona a cui piace viaggiare, come anche tutti gli altri blogger che sono appassionati di quello di cui scrivono. Ah, andiamo a vederlo! Dimmi l'indirizzo. Aspetta. Che io sono come i nonni. Eliana. Ah, Liliana, scusami. Mi pare di riconoscerla qua in prima fila. Scrivo sul blog di mia mamma da quando facevo gli elementari e i genitori sono precoce un po'... signora, Mi piace viaggiare, mi pare di capire. I genitori mi hanno sempre portato in giro per il mondo da quando sono nata. A 14 mesi avevo visto 14 stati. Signora, mi vuole adottare poi? Vuole? Adesso, lo scorso inverno sono stata in Florida e il prossimo obiettivo voglio andare in California nella Silicon Valley. È chiaro? Ecco. La ragazza ha le idee molto chiare, l'anno prossimo prenderà il mio posto. Va bene, vuoi raccontarci qualcos'altro? E come si insegna il Coder Dojo. Vai! Il Coder Dojo non è una scuola e l'apprendimento non deve essere mai forzato, il bambino deve essere sempre felice di partecipare ai Coder Dojo e quindi è grandi poi insegnano ai più piccoli, al Coder Dojo si può copiare, non è come a scuola, perché quando si copia si migliorano e si può anche soprattutto collaborare. E poi i mentor, che sono una sorta di insegnanti, ma comunque loro mettono a disposizione il loro tempo in modo volontario e aiutano i bambini. E poi i bambini si chiamano ninja e si aiutano soprattutto tra di loro. E il Coder Dojo si basa sull'apprendimento creativo, sul creative learning, sulle 4P, play, peer, ecco, io non le so, quindi Coglia è preparata, le 4P quali sono? Vabbè, passiamo oltre. Praticamente i bambini devono giocare, creare, collaborare e soprattutto metterci passione come in ogni casa. Ah, passion! Ecco cos'era. Come in ogni casa, per farla venire bene bisogna metterci passione. Brava, come quella che hai tu, che si vede dai tuoi occhi. Brava Valeria, grazie mille, è stato un piacere conoscerti, credo che ci rincontreremo, prenderà il posto di Riccardo Luna l'anno prossimo. Grazie Valeria.